Ciao a tutti, buon lunedì e benvenuti alla settima catechesi per i bambini in famiglia. Oggi costruiremo un fiore, ancora con gli origami, ma questo fiore non lo terremo a casa, lo dovremo portare sull'altare centrale della nostra chiesa, appoggiandolo sopra ai piedi del grande crocifisso carissimo alla nostra parrocchia. Ma ora procediamo, cambiamo prospettiva. Eccoci qua, abbiamo due quadrati, 15x15, uno verde per il gambo e la foglia, uno per la parte superiore. Prendiamo il foglio verde, 15x15 centimetri, lo dividiamo in due parti, ok? Tagliato, 1, 2. Con una facciamo il gambo, prendiamo lo stuzzicadente, prendiamo l'angolo e giriamo il nostro foglio creando una sorta di tubo che ci permetterà di avere il nostro gambo. Lo stuzzicadente potete tenerlo dentro e alla fine incollate l'ultima parte con la colla. Avremo questo effetto, gambo abbastanza duro e tagliato in cima, creando questa elica che ci permetterà di fissare la parte superiore. Ed ora la foglia. La foglia, utilizzeremo la seconda parte del foglio verde e iniziamo a fare questi angoli. Uno, 2, più o meno uguali, 3 e 4. Voi farete le cose con più calma, io devo stare nei minuti perché sennò viene una cosa un po' lunga. Da una parte, solo da una parte, facciamo queste piegature, quindi prima piegatura uguale dall'altra parte, ok? E ancora piegatura sempre verso il centro, per arrivare a questa sorta di effetto di punta e foglia. Ok? Poi chiudiamo in questa maniera prendendo gli angoli, anche se in questo caso abbastanza storto, e avremo la nostra foglia. Ok, la nostra foglia sarà così, piegata a metà, e poi la lavoreremo quando sarà applicata al nostro gambo che abbiamo già pronto. Ora passiamo ai petali. Iniziamo a piegare il nostro foglio seguendo praticamente tutte le diagonali. Una diagonale, due diagonali, tre diagonali, quattro diagonali, ok? E abbiamo praticamente quattro spazi sopra e quattro spazi sotto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prendiamo gli angoli esterni e li portiamo al centro. 1, 2, al centro, più o meno, 2, 3 e 4. Ok? Perfetto, molto bene. Ora chiudiamo in questa maniera. Faccio vedere così e poi così. Pieghiamo forte, le piegature precedenti serviranno per il lavoro successivo. Abbiamo questo triangolo. Alziamo questa parte, vedete che si forma questa cosa in 3D, no? E andiamo a premere in questa maniera. Uno, stessa cosa dall'altra parte, tipo barchetta, allarghiamo, ok? E vediamo che andiamo a fare la stessa operazione, praticamente così, guardate dall'alto, tac. Ok, ci siamo? Qui abbiamo praticamente la forma quasi di dei petali, no? Di un tulipano. Prendiamo gli angoli e li portiamo al centro, più o meno così, da tutte e due le parti, facciamo corrispondere le due punte, giriamo e premiamo, e la stessa cosa di qua, vedete che corrispondono praticamente in questa maniera, va bene? Abbiamo questa forma. Queste parti svolazzano, quindi le pieghiamo in questa maniera e in questa maniera. Ok, chiudiamo, le copriamo. Abbiamo il nostro tulipano. Ultima fase sarà quella di fare una piccola piegatura in fondo per rendere il fondo dei nostri petali un po' più, come dire, fine, ok, stretto. Una da questa parte e la stessa operazione da quest'altra parte, piccole piegature, non devono essere precisissime, più o meno per avere un effetto del genere. Ok, questa piegatura. Prendiamo
il nostro fondo e facciamo questo taglio che permetterà al nostro gambo, speriamo, di entrare, ok? Sforzeremo un attimo. Prendiamo il nostro gambo e iniziamo a aprire le foglie, ok? Meglio i petali. Apriamo uno, apriamo due, apriamo tre, apriamo quattro e vedrete che premendo un attimo avremo questo effetto anche qui, no? Prendiamo tutti davvero gli angoli e cerchiamo di arrotondarli un po', ok? Non troppo, perché comunque il foglio è abbastanza, come dire, delicato e cerchiamo di fare questo effetto, va bene? Adesso prendiamo il nostro gambo, lo infiliamo e con queste parti andiamo a fissare, magari con un po' di colla, il nostro tulipano. Prendiamo fino in fondo, prenderemo un po' di colla e applicheremo la nostra foglia, ok? La piegheremo un po' facendo l'effetto curva e avremo il nostro tulipano da portare sull'altare centrale della nostra parrocchia ai piedi del grande crocifisso che a noi è tanto caro. Vi auguro una buona giornata, speriamo che questo lavoro vi piace e ci troviamo domani. Ciao!